Io mi chiamo Francesco Giacobbe, sono il presidente della Protezione Civile Frumerese, sono un consulente presso comuni e enti e mi occupo di corsi di formazione che vanno dall'antincendio boschivo al primo soccorso e adesso negli ultimi anni anche con la specializzazione dei droni, quindi degli APR, degli aeromobili a pilotaggio remoto. Viene utilizzata per la prevenzione degli incendi boschivi, per il monitoraggio delle aree, per la perimetrazione delle aree colpite da incendio, quindi in questa maniera andiamo ad agevolare anche le forze dell'ordine, in questo caso i forestali carabinieri, che devono fare questo tipo di attività. I vantaggi sono che si riescono a coprire enormi superfici in brevissimo tempo, però in 10 minuti si riescono a coprire decine di ettari di terreno. E soprattutto con una ripresa in 4K, quindi avendo poi a disposizione un supporto 4K, ripeto, la visione del terreno è talmente chiara da riuscire a individuare anche un fazzoletto, uno straccio, una scarpa, un qualunque indizio possa portarci ad avere più informazioni possibili sul disperso. Utilizziamo una tecnologia che Analyst Group ci ha fornito, che è soprattutto la termica. L'abbiamo utilizzata e la utilizziamo ancora per quanto riguarda la ricerca dei dispersi in aree impervie. Soprattutto noi nelle prime ore ovviamente, di allertamento utilizziamo la termica. Ovviamente tramite i consigli che l'Analyst Group ci ha potuto fornire, ad esempio utilizziamo la termica o nelle prime ore della mattina o nelle ore serali per avere così una chiara e lineare, come dire, immagine di quello che andiamo a riprendere. E ovviamente la termica applicata al drone consente di fare delle riprese molto più lente rispetto alla termica che montano gli elicotteri. Ecco, quindi si riesce a fare un lavoro molto più preciso, molto più certosino, ecco. Chi decide di incamminarsi su questa strada, che è un mondo molto affascinante, un mondo davvero che dà grosse soddisfazioni, deve sapere che c'è tutto un iter da seguire. E quindi noi ovviamente ringraziamo l'Analyst Group per averci messo anche sulla strada giusta per questo tipo di attività, ma anche per averci consigliato un apparecchio aeromobile professionale come l'Inspire, che assolutamente da quando ce l'abbiamo non ha mai dato alcun problema nella maniera più assoluta. E anzi è stato utilizzato nelle zone tipo di Senerchie impervie, dove è dovuto partire da neanche 1 metro quadro di spazio ricavato nella roccia, negli spuntoni di roccia. Quindi questo lascia immaginare l'alta versatilità di questo strumento. Secondo il nostro parere, a distanza di 2 anni ormai che pratichiamo questo tipo di attività con l'APR, è assolutamente il futuro. Va incrementato, va sperimentato, va potenziato e va ovviamente investito nel settore.